Buonasera amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Come vi avevo promesso, vi volevo mostrare questo cavallo completamente finito e ci sono finalmente riuscito. Scusate, sono un po' stanco perché dopo tanti giorni di lavoro vicino ad un unico pezzo, sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, però sono molto soddisfatto del lavoro che ne è uscito fuori. Beh, come potete vedere, il primo video che abbiamo realizzato per farvi vedere cosa stavo realizzando era di un cavallo senza coda e senza crina, praticamente finito in ogni suo dettaglio della muscolatura del corpo, del collo, delle spalle, del viso, però volevo riflettere bene su come dare un giusto equilibrio a quest'opera e ho deciso di fare un movimento, mi sono immaginato questo movimento del vento che soffiasse tutto dal lato opposto di dove è inclinata la testa, così ho spostato tutta la crina dalla parte destra rispetto al viso guardandolo in modo frontale, lasciando cadere solo sul collo alcune ciocche di capelli che si sono liberate dal vento. Bene, lo voglio girare anche per farvelo vedere da quest'altra parte di cosa sto parlando. Questa è la parte frontale del viso, potete vedere la forza di gravità porta giù ovviamente queste ciocche di capelli. Mentre da quest'altra parte, come potete vedere, è molto molto riccioloso perché giustamente il periodo in cui ci riferiamo è il barocco napoletano e quindi ho voluto dare questa giusta bella espressività di queste belle ciocche di capelli a questo cavallo. Beh, molte volte mi chiedono come mai le tue opere sono così lucide. Guardate, se sareste qua con me e poteste toccarlo, sembra quasi di velluto. Viene quasi voglia di accarezzare l'animale che ho realizzato. Questo perché viene fatto? Viene fatto quando l'opera si asciuga, viene lisciata bene 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 affinché dopo, quando andremo a dipingere l'opera, sembrerà più piacevole la pittura. Quando andremo a coprire l'opera, la pittura sembrerà una pittura molto più piacevole rispetto ad un'opera lisciata, rifinita male. Come potete vedere, ho voluto dare il giusto equilibrio a questo cavallo, portando la coda da un lato e la crina dall'altro, dando, guardate, un equilibrio perfetto a quest'opera. Questa è una cosa che mi sono studiato nel corso di questi giorni, proprio qua in tutta la sua integrezza. Le zampe, come potete vedere, l'unica cosa che non è ancora finita, non è ancora ultimata. Per ora sono solo sgrossate, poi dopo successivamente, quando il cavallo verrà cotto e verranno montate, verranno fatte tutta la nervatura e la muscolatura per farla combinare in maniera perfetta sotto al cavallo ormai cotto. Bene, ho voluto fare questi nuovi video un po' diversi dal solito di come li faccio. Perché potevo fare una sorta di diretta con tutti voi per farvi vedere tutti i vari procedimenti del cavallo, però secondo me sarebbe stata una cosa molto lunga e molto noiosa, una sorta di grande fratello praticamente, per dirla tutta. E quindi ho deciso invece di fare questo cavallo di farvelo vedere in vari step finito man mano. Il prossimo step sarà quello di farvi vedere questo cavallo già con le zampe montate, con le orecchie montate, con gli occhi dipinti e anch'essi incastonati all'interno del volto del cavallo, nelle orbite, come vedete adesso sono bucate perché gli occhi saranno in vetro, ecco, sono bucate, e gli occhi saranno in vetro. E vabbè, io in cuor mio già so come dipingerò questo cavallo e magari accetto suggerimenti da tutti voi, magari mandatemi dei messaggi come volete in privato, in pubblico, sotto al video e magari decideremo insieme come dipingerlo. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti voi.